Beh, Marco da bambino era un Marco che è nato in questo contesto, quindi un contesto prevalentemente agricolo, in mezzo agli animali, in mezzo alla natura. Crescendo è chiaro che il Marco si è allontanato anche parecchio dall'agricoltura, quindi mai avrei pensato di trovarmi qui oggi a descrivere la mia attività agricola. Mi è saltata un'idea, chiamiamola anche un po' balzana. Partiamo intanto dall'allevamento dello struzzo. Lo struzzo è un animale molto particolare, un animale che arriva dall'Africa, quindi inserire un animale africano a Tavagnasco in un comune montano, chiaro che tutti mi hanno dato un po' del matto all'inizio. L'agriturismo nasce da un'idea di proporre appunto tutti i nostri prodotti alla nostra clientela, ad esempio lo struzzo è un animale che è poco conosciuto e se vogliamo l'agriturismo ci è servito da collante con l'azienda agricola. Lo struzzo va trattato da struzzo e quindi è un animale che è molto diffidente, molto pauroso soprattutto, però dall'altra parte è un animale molto curioso, quindi io sfaterei questo mito dell'animale cattivo, ecco, è un animale molto territoriale lo struzzo, un animale che sa difendersi anche molto bene, un animale molto potente, un animale di 130-150 kg, alto più di 2 metri, quindi non ha nessun problema nel difendersi. Normalmente abbiamo un ciclo di animali di 60 capi annui. L'uovo di struzzo è un uovo molto simile a quello di gallina come caratteristiche. E se vogliamo un pochino più leggero, un po' più soffice quando lo si lavora, e comunque lo struzzo è un animale che ha colesterolo praticamente a zero. Uno struzzo normalmente depone dalle 25-30 uova in un anno, l'uovo di struzzo è pari a 24-30 uova di gallina, il suo peso arriva circa a 1,5 kg-1,6 kg grammi. L'uovo di struzzo si può tranquillamente decorare con vari tipi di tecniche, dal decoupage alla pittura a mano, quindi e si ricavano veramente delle cose molto, molto belle, molto particolari. Noi li vendiamo sia ai privati che vogliono dilettarsi in queste attività, oppure abbiamo anche dei pittori che fanno i mercatini e così, e sono molto ricercate queste uova. Dallo struzzo si ottiene la carne dello struzzo è una carne rossa, rosso vivo, la carne dello struzzo è priva di grassi, quindi è una carne molto magra e molto ricca di ferro, che si può cucinare in qualsiasi modo, ecco. Salumi si possono ottenere, noi facciamo ad esempio questi cacciatori qua, e è un salame molto molto morbido, delicato, con una stagionatura media, così almeno per i palati più fini. Prendo l'uovo, decido qual è la base e comincio. Allora, oggi è il filetto premium di struzzo alla griglia. Ne battiamo leggermente. Come vedete, carne priva di grasso. Adesso andiamo ad adagiarla sulla griglia con la pietra lavica. Ecco, oggi il piatto del giorno è il filetto premium di struzzo alla griglia con fiore di zucca in pastella con l'uovo di struzzo. La pelle ha un suo mercato particolare, diciamo che a livello di pregio dopo il coccodrillo abbiamo la pelle di struzzo. Sicuramente possiamo dire che un portafoglio di struzzo, ma lo dico per esperienza personale, dura tranquillamente trattato malissimo 8-10 anni. Le piume normalmente si possono addobbare i cavalli per le sfilate. Noi qua abbiamo anche il carnevale di Ivrea dove viene fatto il tiro delle arance e i cavalli vengono addobbati sulla testa con queste piume di struzzo. La piuma di struzzo è anche bella da lavorare perché ha una buona carica elettrostatica e noi otteniamo anche questi piumini di struzzo dove poi
andiamo a togliere la polvere ed è veramente eccezionale. Poi ci sono gli ortaggi, noi oltre allo struzzo ci divertiamo, diciamo così, nei campi a coltivare una serie di ortaggi. Noi seguiamo sempre una filosofia stagionale, diciamo che la nostra prima filosofia è quella di non dare pesticidi, non dare trattamenti. Noi facciamo una sorta di lotta integrata. L'innovazione è la base di tutto, l'innovazione, la crescita, l'idea, il pensiero positivo. Noi qua siamo in continua evoluzione, tutti gli anni aggiungiamo un piccolo pezzo. Beh, per me la filiera chiusa aziendale ha un valore che è pari a 100, sia per noi che produciamo, riusciamo ad avere il nostro ambito aziendale a ciclo, chiamiamolo chiuso. E per il consumatore sicuramente è una garanzia, perché il consumatore in qualsiasi momento può venire in campo, può venire a vedere, a controllare. Mi piace l'idea di ciclo chiuso, però siamo sempre aperti a collaborare con le aziende vicino, perché secondo me la forza dell'agricoltura è la collaborazione tra aziende.